Non è la prima volta che i due fratelli finiscono nei guai. Nel 2013 furono presi nell'ambito dell'operazione Scuole Fantasma, che scoprì due diplomifici da loro gestiti. L'operazione, condotta sempre dalle Fiamme Gialle, portò a 132 denunce a carico di coordinatori didattici, docenti, assistenti amministrativi e studenti provenienti da diverse regioni d'Italia. Nei due istituti parificati di Laureana Cilento e Ceraso, in pratica si rilasciavano diplomi a pagamento, il costo variava fra i 2.500 e i 5.000 euro, anche senza frequenza dei corsi. Ora i finanzieri della Compagnia di Guardia di Finanza di Agropoli, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania, Giancarlo Grippo, e dal sostituto procuratore Alfredo Greco, hanno confiscato ai due fratelli definitivi evasori fiscali abituali beni per un valore di 5,6 milioni di euro. In particolare è stata sottolineata la loro propensione a delinquere. I due hanno candidamente ammesso ai giudici di aver evaso il fisco in modo sistematico nel corso degli anni, per provare a giustificare l'accumulazione di un ingente patrimonio immobiliare nel Cilento, nonché di investimenti finanziari per 1,7 milioni di euro, pur avendo annualmente dichiarato redditi nulli o esigui. Di qui e dai precedenti la qualificazione dei due fratelli come delinquenti abituali. A loro carico ci sono reati associativi e contro la pubblica amministrazione, gravi reati fiscali e di bancarotta fraudolenta, abusivismo edilizio, abusivo porto d'armi, violazione delle prescrizioni di sorveglianza speciale, violazione degli obblighi di dimora e danneggiamento. Ben 10 le verifiche fiscali eseguite nei confronti dei titolari delle scuole e delle numerose società a loro riconducibili, che hanno consentito di quantificare le somme enormi realizzate da quella che viene definita una vera e propria industria del falso, organizzata da due fratelli, con l'emersione di oltre 5 milioni di euro sottratti a tassazione ai fini delle imposte dirette e di 3,3 milioni ai fini di IRAP, nonché 730 mila euro di ritenute sulle retribuzioni evase nel periodo 2004-2012, con un debito nei confronti dell'erario pari a 5,7 milioni di euro. L'indagine delle Fiamme Gialle ha consentito al Tribunale di Salerno di disporre nei loro confronti la confisca su 17 fabbricati e 6 terreni conferiti in un fondo patrimoniale al fine del 2012 per tentare di proteggerli dai sequestri, beni ubicati ad Agropoli, Laureana, Torchiara e Ceraso, fra cui 3 casali di pregio con piscina, appena ristrutturati, e numerosi appartamenti, 4 veicoli e disponibilità finanziarie principalmente investite in polizze assicurative.